sorprese. Tra pochissimi istanti daremo inizio a questa gara di lentezza dei numerosissimi vespisti che sono accorsi da tutta la Campania. Qui abbiamo due organizzatori, a cui diamo il caloroso benvenuto, questa idea brillante che avete avuto e che sta riscuotendo il successo. Allora, oggi siamo qui a rappresentare un po' la penisola sorrentina, le nostre bellezze, i nostri velivoli, le nostre vespe. La giornata è bella, speriamo di portare qualche premio per l'associazione e niente, buon divertimento a tutti. È già che c'è questa iniziativa. Un attimino di intervistare quest'altro amico per quanto riguarda la gara di lentezza, se ci puoi dare una spiegazione un pochino più. Diciamo che noi siamo abituati a correre, vai, questa volta invece dobbiamo fare il contrario, è praticamente a chi è più lento, quindi chi svolge il percorso in meno tempo, andando quindi andando lentamente, proprio piano in moto, piano in moto. Non siamo abituati, perché siamo abituati a vincere, ecco, quindi anche una cosa sana, intelligente. Volevo anche ricordare naturalmente che questa manifestazione è organizzata dalla Old Lambretta Club della Campania, con l'associazione club naturalmente dei vespisti, passione vespa, passione vespa. E abbiamo qua uno storico. Lo storico Mario, che naturalmente è conosciutissimo, un personaggio conosciuto per quanto riguarda la sua passione delle vespe, e quest'anno ti presenti qui a questa organizzazione con una vespa naturalmente d'epoca. Se ci puoi dare qualche piccola spiegazione, quanti anni che porti la vespa, Mario? Dal 64, anno in cui andai a lavorare, quindi finalmente potei realizzare il mio primo sogno di acquistare una vespa. Erano tempi che non erano molto felici per quanto riguarda la ripresa economica. E la tua vespa sta ancora qua? Sì. Guarda. È la più bella questa. Questa qua è una vespa del 1958. La vuoi, ci vuoi mettere sopra? Un attimo, sono stato facendo l'intervista. Facciamo Mario, Mario è un'icona qua. Attenta Mario, questa è mia, questa vespina qua, non è tanto bello. E questo l'hai fatto un restyling, eh? La regina di mie vespe, nel senso che una vespa sportiva, la prima vespa da corsa della Piaggio del 1958. Infatti è la vespa GS vespa particolare, che porta il carburatore sul cilindro, è una vespa particolare, insomma. Comunque le vespe sono tutte belle. Vabbè. Questa mattina sei venuto anche con una Lambretta, se va ci vuoi dare qualche spiegazione. Sì, stamattina, poiché questo evento ormai è la terza edizione di Piano in Moto, organizzato dalla Lambretta Club, perché io mi onoro anche di appartenere, ho portato una Lambretta del 70 che ho disegnato dal famoso stilista Lucio Bertone, che era un design dell'epoca delle Spider, Alfa Romeo, Ferrari. Lucio Bertone, che appunto disegnò lui l'ultimo Lambrettino della Piaggio, che prima, della Innocenti, che prima che chiudesse la Innocenti. Se vogliamo andarla a guardare un attimo, ci spostiamo di là. E allora dopo lo vediamo, state sempre su Positano News, che poi metteremo anche altri video stasera. Allora, grazie.